Alcuni consigli utili per editare gli episodi del vostro podcast show, ma come sempre lanciamo la mia sigla. E ciao a tutte e ciao a tutti, sono Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere e vi do il benvenuto in questo nuovo tutorial che sarà l'ultimo del 2019. Ho anche in serbo una sorpresa per voi prima della fine dell'anno, però ve la spoilerò alla fine della puntata. Mi raccomando, rimanete connessi. Il primo consiglio che voglio darvi riguarda l'intro, che può essere principalmente di due tipi. Abbiamo la classica intro con una musica di sottofondo e una voce che ci parla sopra, dove introduce effettivamente il podcast show ed è quell'elemento che permette ai vostri episodi e allo stesso podcast show di essere riconosciuto dalle persone che lo ascoltano di volta in volta. Good vibes. 1, 2, 3, go! Qui è Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere. Siete pronti ad affrontare un viaggio alla scoperta del mondo del podcasting? Tutorial, curiosità, interviste e tanto altro. Let's go! La seconda intro è particolare, l'ho sentita solo in alcuni casi, è... non c'è un intro, nel senso che gli episodi partono direttamente con l'episodio. Come se fosse una chiacchierata fatta al bar davanti a una birra con i vostri amici. Alcuni consigli adesso per editare i vostri episodi. Il primo consiglio che voglio darvi, se avete un podcast dove parlate con un'altra persona e gli episodi sono basati principalmente su un dialogo, è quello di registrare su tracce separate. Perché questo? Perché mentre state registrando la puntata potete tranquillamente regolare il volume, per esempio, dell'altra persona che sta parlando. Mettete caso che stia parlando troppo alto o troppo basso, voi avete la possibilità di andare a regolare singolarmente solo quella traccia lì. E poi, ovviamente, va a risparmiare molto tempo in fase di post produzione. Perché questo? Perché sapete che su quella determinata traccia dove avete registrato quella determinata voce ci sono stati alcuni problemi, come il volume troppo basso, il volume troppo alto, troppi e, troppi troppi, diciamo, problemi, troppi silenzi, e quindi in fase di post produzione sapete che dovete intervenire direttamente lì. Un altro consiglio che vi do prima di entrare nella fase di editing, nella fase di post produzione, è quello di riascoltare per intero la puntata, prendere un foglio di carta e una penna e segnarvi i punti dove ci sono stati i problemi di cui vi ho parlato prima. Questo non solo vi aiuta durante la fase di post-produzione di quella determinata puntata, ma saprete che nelle prossime puntate, nei prossimi episodi, ci saranno da sistemare alcune cose. Quindi fondamentalmente una to-do list per gli episodi futuri. Un altro piccolo consiglio che voglio darvi riguarda il fade in e il fade out in fase di post-produzione. Quando dovete andare ad eliminare gli gli i rumori, qualche interruzione, usate il fade in e il fade out, perché questo vi permette di avere una registrazione più omogenea e anche all'ascolto non è, diciamo, troppo brusca. A volte in alcune puntate ho sentito proprio degli stacchi netti che mi hanno fatto un attimo staccare dall'ascolto, la mia concentrazione si è un po' persa. Ok, quindi mi raccomando, fade in, fade out per avere una registrazione, un file audio più smooth, più morbido. E mi raccomando, non spendete troppo tempo nella fase di editing, non siete degli audio editor professionisti. L'importante è partire e iniziare con le vostre puntate, con il vostro podcast show. Poi, se non volete editare direttamente voi le puntate, potete semplicemente rivolgervi a un podcast editor come me. C'è la mail in descrizione. Sono qui. Adesso passiamo alle impostazioni di salvataggio e di esportazione. Abbiamo principalmente due casi. Il primo, non avete troppa musica all'interno dei vostri episodi. Il vostro file dovrà essere salvato ed esportato
a 96 kbps in mono in mp3. Ci sono alcuni podcast hosting come Buzzsprout che vi permettono di caricare direttamente il file in WAV, quindi un formato non compresso che dopo viene automaticamente convertito dal podcast hosting. Il secondo caso invece è se avete effettivamente tanta musica all'interno dei vostri episodi, quindi avete bisogno di una registrazione che viaggi comunque da sinistra a destra per sentire effettivamente tutti i suoni che vengono riprodotti all'interno di quella determinata canzone. Quindi il settaggio che vi consiglio in esportazione è a 192 kbps, in stereo e ovviamente in mp3. Se non volete perdere troppo tempo con l'audio editing o comunque volete iniziare effettivamente a capire quali sono i settaggi giusti per esportare i vostri file audio, io vi consiglio di andare a vedere il mio tutorial su Auphonic Production. Auphonic vi permette in pochissimi click di capire effettivamente quali sono i settaggi corretti per esportare i vostri file audio per i vostri podcast, ma soprattutto ve li edita automaticamente in 2 minuti. Quindi mi raccomando, in descrizione comunque metto il link del tutorial su Auphonic Production, andatevelo a guardare. L'ultimo consiglio che voglio darvi riguarda il podcast hosting. Come ben sappiamo ce ne sono tantissimi in circolazione, io come sempre vi consiglio Anchor perché è gratuito e soprattutto questa settimana è arrivato un grande aggiornamento che ci permette di cambiare il colore della nostra landing page e soprattutto inserire link esterni direttamente sulla nostra landing, i link di Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questo ultimo tutorial del 2019 e voglio lasciarvi, prima di passare alla sorpresa, con una domanda. Volevo chiedervi: quali tutorial o quali video vorreste vedere nel 2020? Il prossimo anno sarà l'anno dei podcast, secondo me, e quindi voglio partire al meglio. Se volete commentare e insomma darmi qualche consiglio su che puntata vi piacerebbe vedere su questo canale, sono apertissimo a tutto, quindi mi raccomando commentate e ditemi effettivamente cosa vorreste vedere sul canale. All'inizio della puntata vi ho promesso una sorpresa e la sorpresa è semplicemente un'ultima live streaming su questo canale YouTube durante la prossima settimana, molto probabilmente, dove andremo a fare 2 chiacchiere da bar, scambieremo 2 parole, ci faremo gli auguri di fine anno e così via. Quindi ragazze, ragazze, io vi raccomando di commentare qui sotto con gli argomenti che vorreste vedere su questo canale durante il 2020. Vi do appuntamento alla live streaming prima della fine dell'anno e da Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere, è tutto.